Buona, ben ritrovati cari amici di La mia vita spaziale. Oggi parliamo di internet, di come funziona, di come si blocca, di cosa fare quando un servizio non è più disponibile. Ma lo vediamo subito dopo la nostra sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Vi sarà capitato anche a voi, magari in ufficio oppure anche a casa, che a un certo momento la rete sembra non rispondere più. E allora noi cominciamo subito ad accusare le compagnie telefoniche, il cavo, la fibra, oppure il servizio a cui ci siamo abbonati con internet. E tante volte abbiamo anche ragione a lamentarci, perché soprattutto qui in Italia il servizio non è dei migliori, soprattutto non è molto veloce, ma questo è dato anche dalla conformazione geografica dell'Italia, che con tutte queste colline, con tutti questi alti e bassi, montagne, eccetera eccetera, non è facile raggiungere ogni meandro, ogni angolo, ogni valle della nostra bellissima penisola. Ma più delle volte invece la difficoltà per cui internet sembra bloccarsi è data proprio dai servizi stessi, non tanto dal nostro provider che ci fornisce il segnale di internet, ma da quelli che erogano i servizi, per esempio non so, Google, oppure Skype, Spotify, Gmail, YouTube, Facebook, Twitter, chi più ne ha, WhatsApp, eccetera eccetera. Allora, se vogliamo essere sicuri che le cose stanno, diciamo, sul peso di questi gestori e non sulla nostra compagnia telefonica, c'è un sito che ci aiuta a capire quello che avviene nel mondo riguardo al traffico dei dati e soprattutto se ci sono dei rallentamenti o dei blocchi. Perché internet noi lo pensiamo sempre efficiente, sempre al massimo, però è come una rete immensa in tutto il mondo di tubi. Ci sono questi cavi che passano sotto l'oceano, nei quali ci passa, immaginatevi, di tutto, perché lì circolano da milioni e milioni di ore di video, messaggi, testi, zip, file di tutti i colori, e talvolta un po' sono intasate queste linee. Allora vi suggerisco oggi un sito che si chiama downdetector.com, downdetector.com, che ci aiuta proprio a capire quali sono i problemi, con dei semplicissimi grafici molto carini da vedere che ci fanno vedere qual è il servizio un po' che non funziona bene. Allora facciamo un esempio. Per esempio, se io con Google vedo un certo tipo di rallentamento, vado su questo sito, c'è la schermata con tutti i servizi, da Snapchat a Spotify a, che ne so, sono tantissimi, proprio anche molti che neanche conosciamo. Noi conosciamo magari più famosi, YouTube, Facebook, eccetera, però ci sono Mediacom, eBay, Amazon. E io clicco sull'icona corrispondente, per esempio clicco sull'icona di Google, e che cosa mi dice questo sito? Mi fa vedere quali sono i problemi che ha avuto Google negli ultimi 24 ore, e sotto puoi anche segnalare con un semplice messaggino la difficoltà della tua linea che non riesci a raggiungere magari Google, e c'è anche una bellissima mappa, e cliccando la quale ti fa vedere tutto il pianeta e ti fa vedere le zone in cui, come dire, c'è una specie di intoppo nelle linee. Per esempio quella che ho davanti agli occhi è Google Outage Map, che è proprio la mappa che mostra, con delle chiazze che vanno sempre più dal giallo verso l'arancione, verso il rosso, ti fa vedere dove un po' è bloccato il segnale. Per esempio in questo momento lo vedo in Danimarca, quindi in Europa, nei paesi dell'est, diciamo Bulgaria, piuttosto che
Austria e anche in certe zone del Brasile, degli Stati Uniti d'America e in Giappone, per dire, nelle sole ultime 24 ore. Dunque è un servizio molto interessante che ci può far conoscere sempre di più quello che è la nostra rete, perché per esempio noi possiamo scoprire che ci sono delle ore in cui la rete è più fluida, già lo sappiamo, magari di notte in certi orari, nei quali abbiamo più velocità nello scaricamento per esempio di video, di materiale che stiamo scaricando da internet. Ma così, se per esempio usiamo Spotify, noi vediamo che per esempio durante la giornata di oggi ha avuto molta difficoltà a dare i segnali dalle 16:30 fino all'ora delle 21, ecco. E allora questo è evidente per la nostra esperienza, cioè che nelle ore in cui la gente ha più tempo e è tornata dal lavoro, la linea è più intasata. Però così posso, attraverso questi semplici grafici, vedere quali sono le ore migliori se ho da fare dei lavori piuttosto pesanti sulla rete. Allora vi invito ad andare a vedere questo bel sito downdetector.com, tutto gratuito, dove io posso scoprire un po' i segreti della rete di internet, che non è quel mare aperto per tutti, ma è una serie di canali che la tecnologia umana ha sviluppato, che richiedono molto lavoro, molti soldi anche dietro tutto questo scambio di dati, cavi, antenne, tutto quello che ci sta dietro internet, ma è giusto anche sapere che tutto questo funziona, perché ci sono delle persone che risolvono minuto per minuto tutti i problemi che hanno i vari utenti nel mondo. Ecco, così oggi vi ho dato questa bella notiziola, così navigando in internet si scoprono delle cose molto belle, e sapete che lo scopo di questo podcast è proprio quello di fornirvi una conoscenza sempre più smart del mondo digitale. Sapere anche come funziona internet è un grande vantaggio, perché quando conosci per esempio come funziona un'automobile riesci a guidarla meglio, perché sai cosa significa che se premi l'acceleratore ci va più benzina o gasolio, consumi di più, riesci in qualche modo a gestire meglio i consumi, la velocità e tutto il resto. E quindi anche di internet noi lo usiamo tante volte da ciechi, da perfetti ignoranti, ma conoscere anche queste strutture interne della grande complessità, diciamo, di questo mondo informatico ci aiuta a dominarlo e quindi a fare delle cose molto molto interessanti. Vi do anche una bella notizia, che ho deciso di fare qualche diretta su Facebook. La prima prova che ho fatto la potete vedere sulla mia pagina di Facebook, Andrea Brugnoli, trovate subito la pagina, non il mio profilo, perché il profilo è il profilo personale che dedico solo così agli amici più intimi, anzi non ci pubblico praticamente niente delle mie cose private, ma la pagina invece, che è la pagina pubblica, dentro tutto quello che faccio, tutte le scoperte che trovo in giro per il mondo. Allora, così vorrei fare dei video da pubblicare su Facebook e poi li metterò anche su YouTube, in cui spiego che cos'è internet e come funziona il mondo digitale, proprio per le persone della mia generazione, la generazione X, quelle che sono nate quando non c'era internet, adesso lo stanno usando alla grande perché tutti noi abbiamo il cellulare in tasca, ma vogliamo conoscere sempre di più come funziona questo mondo per poter fare marketing, comunicazione attraverso il digitale e saperlo usare bene, e magari per chi ha figli anche insegnarlo ai propri figli. Ecco, allora vi invito ad andare su Facebook a condividere questo primo video e a lasciarmi anche un commento sotto nei commenti di Facebook, se vi piace, se non mi piace, qualche difetto, insomma, in modo tale che possa, da quando comincio a fare le dirette, fare qualcosa di interessante per tutti quanti e rendere quindi la nostra vita sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.